Giornale di Toscana TV. E la campagna elettorale si fa sempre più calda, è arrivato in Toscana Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle e domani è la volta di Matteo Salvini della Lega al servizio. Il giorno delle elezioni politiche si avvicina e gli animi si scaldano sempre di più. Tiene banco tra tutti il tema rincari di luce e gas. Matteo Salvini della Lega, che domani farà tappa a Firenze, dice di cercare dall'altra parte della barricata, da Letta, Renzi e Di Maio, per firmare un decreto da 30 miliardi per bloccare gli aumenti, ma dalla sinistra non sarebbe arrivata finora alcuna risposta. Dall'alleanza del centrodestra Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia vola alto e pensa a sfondare il tetto di cristallo, a diventare la prima donna presidente del Consiglio e dice significherebbe rompere un tabù in Italia che penalizza le donne, che produce il gender gap, che produce salari più bassi a parità di lavoro, che produce discriminazione per le donne in età fertile. All'ipotesi di Giorgia Meloni Premier, Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle risponde non ne faccio una questione di neofascismo, ma io di questa destra temo l'inadeguatezza delle risposte, l'incapacità di governare la complessità. Dalla coalizione del Terzo Polo, Carlo Calenda, leader di Azione, ribadisce il concetto che centrodestra e centrosinistra non possono governare, bisogna andare avanti con Draghi e punta sul blocco del proporzionale per evitare la vittoria della destra. Poi torna su Piombino e il futuro del rigassificatore, sull'importanza di andare a votare. Il 42% degli italiani, secondo il sondaggio Quorum YouTrend, non saprebbe ancora a chi dare il voto. Per il segretario del PD Enrico Letta, una priorità negli ultimi giorni che dividono dalla votazione sarà quella di convincere gli indecisi. E ci sono degli accertamenti in corso da parte della polizia di Massa Carrara per l'aggressione subita ieri sera dai militanti della Lega mentre stavano allestendo un gazebo in Viale Rinchiosa all'angolo con Piazza Ingolstadt a Marina di Carrara. Da quanto appreso dalla stessa Lega, che rende noto di aver formalizzato la denuncia alla polizia nel corso della notte, nessuno si è fatto refertare per lesioni mentre un'ambulanza è intervenuta per sottoporre a controlli medici un uomo sofferente di problemi cardiaci. Al vaglio dell'investigatore i video di quanto è accaduto e secondo quanto spiegato oggi da Nicola Pieruccini, commissario della Lega a Massa Carrara, presente ieri sera al gazebo c'erano 7 persone di cui 4 donne e 3 uomini. Chi ha agito, 40-50 persone di ambienti anarchici secondo quanto dichiarato da esponenti del Carroccio, l'europarlamentare Susanna Ceccardi e il commissario regionale Mario Lolini, avrebbero travolto il banchino portandosi via materialmente il tavolo, non più ritrovato e la tenda rinvenuta in un giardino prendendo anche le bandiere con cui i militanti sono stati colpiti, una scatola con dei soldi e buttando a terra anche vari gadget. Domani pomeriggio c'è una conferenza stampa nel luogo dell'aggressione con il leader della Lega Matteo Salvini. E 21 anni fa, lo ricordiamo tutti, l'attacco alle Torri Gemelle, più di 3.000 le vittime, una tragedia che ha scosso il mondo intero. Il servizio. 21 anni fa il mondo si è fermato, ognuno di noi ricorda l'11 settembre, un attacco al cuore della società occidentale, una storia di tutti che non possiamo dimenticare. Così ha scritto sui social il presidente della Toscana Eugenio Giani in occasione dell'anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle a New York, avvenuto l'11 settembre del 2001. Una data impossibile da dimenticare, 4 aerei che colpiscono l'America nel suo cuore politico e militare al Pentagono e nella Grande Mela. 19 furono i dirottatori kamikaze che si schiantarono con gli aerei su questi simboli e che decisero di porre fine alla vita di quasi 3.000 persone. Le immagini delle Torri Gemelle in fiamme, del loro crollo, il racconto dell'aereo che si schiantò in Pennsylvania grazie all'incredibile ribellione eroica e senza speranza dei passeggeri. Al-Qaeda, i talebani, una distruzione folle ma allo stesso tempo lucida nella scelta dell'eliminazione degli obiettivi. Ancora oggi al World Trade Center, diventato un memoriale, si prega perché ciò non riaccada mai più, ma le vicende del mondo, dell'uomo si ripetono, come se mai imparasse dai propri errori e allora un'altra guerra dall'altra parte del mondo ha preso vita ormai da mesi, togliendo la vita a chi non ha colpe. E 2 persone sono morte in un incidente stradale avvenuto stamani intorno alle 5 sulla strada provinciale 158 tra Pian d'Alma e Castiglione della Pescaia in provincia di Grosseto. Le vittime sono una donna di 50 anni e un uomo di 57 anni. Viaggiavano su un'auto che si è scontrata frontalmente con un'altra vettura con a bordo 3 persone. Queste ultime, un 36enne e 2 26enni, sono stati trasportati in codice 2 all'ospedale di Grosseto e sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dal centro
118 con anche l'elisoccorso a bordo del quale è deceduta la cinquantenne durante il trasporto in ospedale. E un alpinista è morto dopo essere precipitato mentre si trovava sulle Alpi Apuane nel territorio della provincia di Lucca. L'incidente è avvenuto sulla cresta Garnerone. L'alpinista era solo ed è stato avvistato da un testimone mentre stava precipitando. Immediatamente l'elisoccorso Pegaso si è recato sul posto e ha calato un tecnico del soccorso alpino e medico che ha provveduto a constatare il decesso. A causa del peggioramento del meteo, l'elicottero è ripartito per il fondovalle per caricare i tecnici della stazione SAST di Lucca e dopo il nulla osta della procura di Lucca sono state avviate le operazioni per il recupero della salma, che però sono tuttora in corso. Ed è sempre bene prendersi cura della propria salute. Adesso vi parliamo del Tour Rosa della Salute per le Donne. Dopo la grande partecipazione dell'anno scorso, MacArthur Glen Group ha deciso di realizzare anche per il 2022 il Tour Rosa per la Salute delle Donne, coinvolgendo i 5 centri italiani e ospitando la carovana della prevenzione di Come in Italia, il programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile che offre esami diagnostici gratuiti. Quest'anno la prima tappa della carovana si è tenuta al Barberino Designer Outlet con la partecipazione di Maria Grazia Cucinotta, madrina d'eccezione di tutto il progetto da anni vicino alle donne per sostenere l'importanza della prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori al seno. La prevenzione è la prima cosa che ti salva la vita, non bisogna mai dimenticarlo, e con la carovana della prevenzione c'è la possibilità di fare prevenzione proprio sotto casa, anzi farlo qui in un centro commerciale è ancora più divertente perché abbini un regalo che fai a te stessa, alla tua vita e alla vita di tutte le persone che ti amano, e allo stesso tempo vieni con un gruppo di amici o con la tua famiglia e ti diverti a fare shopping dopo. Quindi, e grazie alla Comen, grazie a tutti coloro che comunque hanno dato del proprio per far sì che la carovana potesse continuare il suo percorso, e io vi aspetto in tutte le prossime tappe. Ed è stato firmato il nuovo contratto integrativo di Unicoop Firenze. Fra le misure inserite a beneficio dei circa 8.000 lavoratori, il mantenimento dell'orario a 36 ore e la progressiva riduzione da 40 a 38 ore per tutti gli assunti dal dicembre del 2011. È stato firmato il nuovo contratto integrativo di Unicoop Firenze, approvato a larghissima maggioranza dai lavoratori che hanno partecipato alle assemblee delle scorse settimane. Tra le misure inserite a beneficio dei circa 8.000 lavoratori, il mantenimento dell'orario a 36 ore e la progressiva riduzione da 48 a 38 ore per tutti gli assunti dal dicembre 2011. Confermato l'elemento del salario variabile partecipativo con la distribuzione del 25% dell'utile della gestione commerciale ai lavoratori. L'accordo integrativo nasce in un contesto molto complesso, come tutti conosciamo, dal punto di vista economico e anche dal punto di vista sociale. Noi abbiamo voluto rafforzare ancora di più la tutela e la valorizzazione di quello che è il mondo del lavoro all'interno di Unicoop Firenze. Attraverso anche un programma di welfare innovativo abbiamo cercato di dare ai nostri lavoratori maggiori opportunità rispetto al passato. Stiamo lavorando in questo periodo per stabilizzare ancora lavoratori. Grazie all'accordo con le federazioni di categoria viene inoltre potenziato il sostegno alla paternità e introdotto il congedo retribuito per le vittime delle violenze di genere. Siamo riusciti a chiudere questo accordo proprio tenuto conto delle persone che ci lavorano, quindi soprattutto giovani e donne, con un elemento che ci ha tenuto insieme, quello dell'inclusività. E abbiamo lavorato sulla conciliazione dei tempi di vita, soprattutto delle donne, tenuto conto del tema della violenza di genere, favorendo la paternità. Con Corrado Augias, le incognite delle tecnologie di Paolo Tilli. Corrado Augias, Pieve Santo Stefano per i Cammini di Francesco, presenta anche la sua ultima produzione, un breviario che stimola la riflessione soprattutto sulla tecnologia. La tecnologia che ha fatto passi da gigante in questi ultimi anni e che l'autore si chiede dove ci porterà. L'autore se lo chiede senza peraltro dare una risposta certa, perché dove ci porteranno queste innovazioni rivoluzionarie oggi non lo sa nessuno. In un tempo prevedibile possiamo più o meno arguire, ma tra 50 anni quello che sarà è il mondo di chi ci abiterà, chi lo sa, perché le innovazioni si succedono con un ritmo serratissimo.
e non riusciamo a vedere quali confini possa avere il mondo dell'elettronica, che finora ha dimostrato di non averne confini, così come, questo lo diceva un astrofisico inglese, Hawkins, così come non riusciamo a capire quali sono i confini del nostro universo. Più viene esplorato l'universo, più si vede che possibili confini diventano remoti, remotissimi, migliaia di anni luce, cioè distanze inconcepibili dalla mente umana. E così, cambiate quello che va cambiato, così succede per le applicazioni dell'elettronica. Dobbiamo essere consapevoli della portata di questa rivoluzione, perché almeno sappiamo quali passi momento per momento stiamo facendo. E a Monte Santa Maria Tiberina è stato restaurato un quadro di Artemisia Gentileschi. Presentata a Palazzo Bourbon, a Monte Santa Maria, era restaurata di Artemisia Gentileschi, l'allieva prediletta di Caravaggio. Il lavoro è stato curato da Roberta Lapucci, che ha confermato come non sia stato un lavoro semplice. È stato un restauro complesso perché era già stata restaurata anni fa da un restauratore americano che aveva utilizzato per l'intelatura uno strato di cera resina estremamente spesso. Quindi rimuovere questo strato è stato lungo e tedioso, grazie a Dio il quadro era piccolo, e comunque la tela era parecchio consunta dall'acidità della cera. Artemisia Gentileschi ha dipinto la svolta di Maria Maddalena. Quest'opera rappresenta Santa Maria Maddalena, ormai già convertita perché al vasetto degli unguenti e al teschio, e questi sono due particolari emersi dopo il restauro, abbraccia la croce e ha abbandonato la veste blu preziosa della sua precedente carriera, mestiere. Quindi ha già rinunciato alle cose terrene e sta avvicinandosi a quelle celesti. L'opera, di proprietà di un magnate americano, tornerà negli USA dopo una breve sosta a Firenze. Un peccato anche per questo bellissimo angolo di Umbria al confine con la Toscana e che con la nostra regione ha un legame strettissimo, lo dice la sua storia, visto che i Bourbon del Monte da sempre sono stati fedeli alleati dei Medici, oltre che nobile casata del quartiere di Porta Sant'Andrea, sempre menzionata nella giostra del Saracino, e particolare non trascurabile fino al 1927 era proprio questa terra toscana. Ebbene, questo era il nostro ultimo servizio, grazie per essere stati con noi e buona serata.